destro. Che gol! Golotto, che gol! Con destro! Mamma mia! Che gol! Fine primo tempo, Celtic Partenope Valchiria, risultato sul 7-1 a favore del Celtic Partenope. Andiamo sulla panchina, proprio loro. Cognome? Paladino. Paladino, primo tempo vive davanti per ben 7 reti a 1, un ottimo primo tempo. Secondo te cosa serve per portare a casa questi 3 punti? Ma dobbiamo continuare, esigente, dobbiamo continuare a segnare, perché a noi ci serve fare molti gol. Perché vogliamo vincere questo torneo, visto che l'abbiamo giocato, penso bene, tutta, gran parte di tutte le partite. Quindi dobbiamo lottare, che le ragazze sono bravissime, fino alla fine. Comunque il freddo ci ha aiutato, ci ha fatto correre di più. Va bene, sì, grazie a Paladino. Cognome? Palazzo! Palazzo! Primo tempo vivete sotto 7 reti a 1, comunque brutto primo tempo, comunque contro una buona squadra. Perché gli avversari riescono a mantenere abbastanza bene le posizioni, noi ancora un pochino così e così. Però ci organizziamo, cerchiamo di fare meglio per il secondo tempo. Sì, comunque secondo te cosa manca questa sera? Vabbè, ancora non ci conosciamo molto bene, quindi non c'è molta coesione, però ci lavoreremo su, insomma. Va bene, sì, ringraziamo Palazzo. Ciao ragazzi, siamo qui dopo partita della Ladies Cup, nona giornata, Celtic Partenope Valchiria. Siamo qui con i 3 milioni in campo. Cillo della Celtic Partenope. Palazzo che ha segnato! Palazzo che ha segnato! Sì, io ragazzi, di gol! Tutti no, no, cioè, metà meno 9. 11 a 1 il risultato. Allora, parola Scangola e Pazzo. Squadra, diciamo che già dal tempo sotto i 7 a 1 già era, diciamo, smontata. Allora, abbiamo fatto questo perché già siamo, che sempre, siamo nei quarti di finale. Allora, vabbè, giochiamo tanto per. Evitiamo infortuni, evitiamo ammonizioni, scusate. Però siamo andati sul campo a prendere freddo. Io non Beh, no, non fa niente. Stasera non ho niente da fare. Squadre che sono chiuse, allora da perdere tempo. Una scampagnata. Dopo due partite siamo ancora vive. Questo bisogna. Sì, no, io un po' di meno, però. No, vabbè, siamo vive. Obiettivi per questi quarti di finale? Arriva forse la semifinale. Forse. O perdere non più 11 a 1. Dignitosamente. Dignitosamente. Cioè, dignitosamente. Affrontare questi quarti finale dignitosamente. Ci sto. Ok. Ci piace. Ringraziamo la scala. Ciao. Ciao. Cillo, per l'ennesima volta MVP. Una buona prova, anche se potevate dilagare ancora di più di questo 11 a 1, sei state un po' troppo leziose lì davanti. No, diciamo che veramente oggi era improponibile giocare visto il freddo. Poi effettivamente c'è poco da dire stasera. E ci siamo divertite con le ragazze, che sono una bella squadra, hanno giocato un po' sottotono, forse perché già era tutto deciso, grazie. Era tutto deciso, quindi abbiamo fatto una partita, diciamo, pre-riscaldamento. Si vede il flash, si illumina abbastanza. Guarda, si vede mi stai quasi accecando, difficoltà da dare, giuro. Diciamo che nel primo tempo, dopo aver fatto l'intervista del primo tempo, la tua compagna è stata molto decisa nel voler vincere questo torneo. Lo vuole vincere a tutti i costi. Se ascoltiamo le mie compagne, siamo messe un po' male. Sono molto fiducioso, questo sicuramente. Non a caso lei è il capitano di questa squadra. Non a caso, vabbè, comunque. Rivolgo a te, capitano, diciamo, la domanda che fa di Vito, questa Partenope può vincere il torneo veramente? Che può, cercherà di vincerlo, almeno ci proviamo. No, le carte ci sono tutte, però. Ce le abbiamo tutte, però ci proviamo, cioè, la partita storta è capitata. È giusto. E quindi la lettonda, c'è poco da fare. Se giochiamo come sappiamo, sicuramente possiamo vincere, però. Micillo, fa una dedica a qualcuno a ma casa? Ma le mie amiche di squadra coinquiline mi fanno arrabbiare, mi fanno quasi, lasciamo perdere, l'arbitro mi ha quasi ammonito. È meglio non ripetere gli improperi, va? Va bene, sì, grazie a Micillo, ciao, grazie. Partenope, ciao ragazzi.